L'hanno scambiato per uno statista, per uno con cui si doveva dialogare. Gli hanno offerto delle riforme che lui non ha nemmeno preso in considerazione, e ci mancherebbe altro. Ha promesso di rimuovere la monnezza da Napoli, io sono stato recentemente, è sempre lì. Verranno portate delle autobot di Chanel numero 5 per far vedere che profuma e che è una grossa risorsa e che è un peccato portarla via. Non risolve i problemi, ma perché? Perché non gliene importa niente, perché ne ha di suoi più impellenti. Quello strano non è lui, quelli strani sono gli altri che continuano a pensare che lui si occupi dei problemi nostri, lui si occupa dei suoi. Dice fa il pacchetto sicurezza. Fa il pacchetto sicurezza, almeno si occuperà della sicurezza, sì, la sua sicurezza. Infatti nel pacchetto sicurezza c'è scritto: si puniscono ferocemente i seguenti reati, ve li ha letti tutti Paolo Flores all'inizio. Nello stesso pacchetto c'è una norma che blocca 100.000 processi per quegli stessi reati, perché lui ne ha uno nella stessa fascia. Ne blocca 100.000 per bloccarne uno e lo chiama pacchetto sicurezza perché è la sua sicurezza, ovviamente, si tratta di intendersi sul termine. Fa una legge sulle intercettazioni per impedire di intercettare e scoprire i colpevoli degli stessi reati per i quali lui ha promesso maggiore tolleranza zero. E tutti continuano a parlare del pacchetto sicurezza senza rendersi conto che è la sicurezza di uno solo, lui, che ha la scorta e quindi non ha paura degli scippi, ovviamente. C'è una norma costituzionale che dice ragionevole durata dei processi, già non è ragionevole quella normale, li allunghiamo di un altro anno. Anche se stanno per arrivare alla fine, perché? Perché c'è il suo che sta arrivando alla fine. Legge sulle intercettazioni che bisogna cambiare il nome perché non è sulle intercettazioni. Vieta ai magistrati di intercettare tutti i reati sotto i 10 anni, ma vieta anche ai giornalisti di raccontare non solo le intercettazioni, ma tutte le indagini della magistratura. Noi non potremo più parlarne nemmeno nel contenuto, nemmeno per il riassunto, finché non inizierà il processo. Io ho già detto, bisogna trovare delle cavie, per fortuna molti hanno recepito questo appello, arrestateci tutti, sul blog. Molti giornalisti si sono già autodenunciati. Continueremo a pubblicare notizie di indagine nel testo, nel contenuto e per riassunto e come cazzo ci pare. E poi quando ci processeranno, i nostri avvocati chiederanno al giudice di sollevare un'eccezione di incostituzionalità, perché è contro la Costituzione, articolo 21, ed è contro la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che tutela la libertà di stampa e impedisce al potere politico di dire alla stampa quello che può raccontare e quello che non può raccontare, soprattutto se sono notizie pubbliche, e queste sono notizie pubbliche.